Al telefono c'è Luana, buongiorno Luana. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, bene, grazie. Luana ha un figlio di 6 anni, una di 9, uno di 3 e una piccola di 7 mesi e tutti scommettono, questo è il problema, vero? No, sì, no. Esatto. No, la domanda riguarda quello di 6? Sì, quello di 6. Il secondo, quindi? Esatto, il secondo, esatto. Il secondo, dici tutto. Allora, buongiorno dottoressa intanto, niente, io ho un bambino di 6 anni che ha appena iniziato la scuola primaria e è un bambino abbastanza sciocchevole e direi molto sensibile e gli piace molto giocare con le bambole, che siano Barbie o bambole normali, peluche, e gioca prevalentemente con compagne femmine. E poi oltre a questo ha degli atteggiamenti che a volte ci fanno un po' pensare, nel senso che non so fino a che punto è giusto assecondarli, per esempio non so, gli piace mettere lo smalto se vede la sorella con lo smalto, quando è stata ora di scegliere lo zaino per la scuola ha voluto scegliere uno zaino con i cuori, era molto attirato dagli zaini per bambine con le principesse, bambole e quant'altro. Voleva delle trecce ai capelli e allora l'ho assecondato facendogli crescere un ciuffetto davanti, gli ho fatto fare questa treccina. La domanda era fino a che punto è giusto assecondarlo, più che altro rispetto alla società di oggi, che magari non è ancora pronta a vedere un bambino che gioca con le bambole piuttosto che con le macchinine, questa cosa qua. È vero, mi sembra che siamo nel punto in cui la società è più pronta di sempre forse allora, a vedere un bambino. Direi due cose su questo, dobbiamo intenderci sulla fetta di società di cui stiamo parlando, cioè le nuove generazioni assolutamente sì, i cosiddetti baby boomers ancora assolutamente no, dopodiché non che io chieda al tuo bambino di fare la rivoluzione, però non saremo mai pronti se non si vedranno in giro i bambini con i cosiddetti segnali culturali affidati al gusto femminile, cioè i giochi da femmina non esistono, i colori da femmina non esistono, non esistono i lavori da femmina e non esistono gli sport da femmina, così come non esistono quelli da maschi. Questa è una cosa che ci siamo costruiti noi, ma che è convenzionale. In altre culture, per esempio, non è così. Tra l'altro, non so se sapete che il fatto che il rosa sia associato alle femmine è una cosa, dal punto di vista culturale, dell'altro ieri, cioè introdotta dal fascismo, perché al contrario, fino a quegli anni, il rosa, soprattutto nell'arte e nelle rappresentazioni per esempio pittoriche, era associato al maschile. Ah, pensa te. E quindi di fatto questo per raccontarti come lo spirito del tempo poi fa cambiare le nostre percezioni. Tra l'altro il mio colore preferito conta al niente, però nel senso no, è proprio uno dei miei colori preferiti. Mi sento proprio bene quando ce l'ho addosso. Anche a me piace molto il rosa addosso al maschile. Piace anche a me che sono una femmina. Ti do un altro paio di elementi, anche se sarei molto tentata, ma non so se hai tempo di rispondermi. Portati nel cuore la mia domanda. Hai usato nella tua formulazione per 3 volte il verbo assecondare, che se vuoi Luana già racconta forse tra le righe di una tua disposizione verso questa roba qua, cioè pare quasi che ti tappi un po' il naso, ma se fosse per te non sei poi così a 100 quando devi dare seguito ai gusti del tuo bambino, che tuttavia ha un ultimo genito di 7 mesi e il tuo ha 6 anni. Quindi funziona ancora dal punto di vista dell'apprendimento secondo un principio imitativo. Può essere che gli piacciano le bambole per un gusto personale, può essere che stia giocando a identificarsi con te perché in casa c'è un neonato e oltretutto essendo lui il terzo genito di 4, prima dell'ultimo arrivato ce n'era anche un'altra di sorellina, quindi può essere che questa cosa in realtà lo avvicini al gioco del genitore, che non è fare la mamma. I genitori sono 2 e anche i papà, soprattutto quelli contemporanei, di fatto sono molto più prossimi alle cure primarie, cambiano i pannolini e danno il biberon. Quindi da questo punto di vista sta facendo una cosa normalissima che magari non tutti fanno, ma considera che alcuni magari non lo fanno proprio perché vengono frustrati da famiglie che ai maschi danno le macchinine, ma questa roba qua è un'invenzione tutta nostra. No, ma infatti la domanda più che altro io a me piace, mi piacerebbe che loro, i miei figli, riuscissero ad essere se stessi e quindi a seguire la loro natura. Il problema è quando magari mi confronto con persone che gli fanno la battuta del tipo: ah, ma cosa fai con la treccia? Non c'è mica una femminuccia.
ma certo, cosa fai, giochi con la Barbie? E allora lì non so cosa, come rispondere. Oppure quando siamo andati a scegliere lo zaino, la sorella stessa gli diceva: ah, ma dai, che quegli zaini lì sono da femmina. Però scusami, poi, se Luana crede che questa sia una cosa di diritto di suo figlio, fai la mamma che difende il figlio, no? Cioè, se una persona dice: ma cosa fai con la treccia che sembra una bambina? Ma fatti i cazzi tuoi, punto. Esatto, ma io infatti avevo risposto al mio bimbo quando era arrivato da scuola, mi ha detto che l'avevano preso in giro anche per la treccina, gli ho detto: ma se piace, sì, allora basta. Ma non solo, allora, se a te piace, sì, mi convince, però se vuoi, quando sei così piccolo potresti comunque rimanerci tanto male, e il valore di essere diverso è difficile da incarnare, cioè un corto è la propria individualità portata addosso con stile a 30 anni. A 6 può essere che rimani mortificato, no? Allora io ho in mente un altro paio di cose. Quando è la tua bambina, cioè quando il registro è quello infantile, lo puoi utilizzare se l'idea ti piace proprio come monito educativo. Cioè, piccola mia, ma guarda che non esistono gli zaini da maschio o gli zaini da femmina, chi è che te l'ha detta questa roba qua? Ragioniamo un po' insieme e la porti a fare un pensiero magari anticonvenzionale, però nello stesso tempo che ha una sua veridicità. Se stai parlando con gli adulti o rispondi come ha fatto Ale, però il rischio che sembri piccata, cioè sembra che in effetti tu vada in difensiva, puoi in realtà usare degli esempi eclatanti, cioè se si tratta, come immagino, di persone che non sono giovanissime, puoi tirare fuori un: scusa, ma tu Gullit non l'hai mai visto giocare? Non ti ricordi com'era pettinato? Era decisamente maschio. Era molto maschio. Era Gullit, molto era proprio maschio. Luana, ti dobbiamo salutare. Un abbraccione. Grazie mille. Ciao.